troviamo all'ingresso della cucina, il luogo dove vengono sfornate le strepitose frittelle ornanesi. Allora seguiteci per scoprire come vengono prodotte. Andiamo! Con noi Piera Speca al lavoro per questa sagra della frittella ornanese. È il primo passo, andiamo passo dopo passo, il primo passo è questo della preparazione di queste palline che poi diverranno appunto le frittelle. Come iniziamo quindi? Si inizia con la massa, ecco questa qui che sta rinvenendo, si pesano delle palline tutte dello stesso peso. Poi si fanno le palline, aspetta che rinvengono e poi si friggono. E questa pasta com'è fatta? È lievito, acqua e farina. Quindi un preparato molto semplice che però poi diviene di gusto nelle fasi successive. Sicuramente, sì. Lei è da tanti anni che lo fa? No, io questo è il secondo anno, qui è da tanti anni che lo fanno. Io che partecipo a dare una mano è il secondo anno. Ecco, quindi le hanno già dato tantissima fiducia, l'hanno messa subito al lavoro. Sì, purtroppo è il caldo che non ci aiuta per niente perché come può vedere qui fa troppo caldo, però siamo forti. Però siete mossi dalla passione di fare una bellissima manifestazione oggi. Ovviamente sì. Noi Federica Rossi del Circolo Culturale nel tendone delle meraviglie a tagliare una meraviglia di gusto a fettine, il prosciutto crudo che è una delle farciture della frittella. Principale soprattutto perché è quella che si consuma di più, anche perché il prosciutto è freschissimo, sbollato in giornata, affettato adesso ecco a neanche un'ora dalla sagra, dall'inizio. Infatti lo vediamo, è molto invitante. Sì, poi abbiamo anche la mortadella, sempre fresca ovviamente, il formaggio, è una salsa particolare ai funghi, che ovviamente va molto bene perché piace tanto, è un misto di funghi, porcini e champignon, così. Quindi ce n'è per tutti i gusti, ma diciamo che il prosciutto crudo va per la maggiore. Sì, assolutamente sì. Poi anche perché non finisce qui, ma ci sono le frittelle speciali dalla parte di là, dove anche quelle insomma sono molto richieste da qualche anno. Ecco, allora svelateci i vostri segreti. I segreti sono la freschezza sicuramente, sicuramente quella. E la passione? È la passione, sono 17 anni, quindi dal giorno zero, insomma. Thank you.
colpo d'occhio speciale, eccezionale e colorato sui condimenti speciali di queste frittelle ornanesi. Con noi Claudio D'Archivio del Circolo Culturale. Tu ti occupi proprio di questi condimenti. Ecco, di cosa si tratta? Allora, sono i quattro condimenti delle frittelle speciali, vabbè, la classica porchetta che qui a Ornano non poteva mancare, e poi ci sono peperoni con le uova, quindi peperoni fritti ripassati con le uova, peperoni e pomodori, e questa è la vegetariana, quindi zucchine, melanzane, peperoni e condimenti vari. E poi quest'anno abbiamo inserito, non tra le frittelle speciali chiaramente, ma come dolce finale, come chicca, il fritto di latte, che in una sagra della frittella o quasi del fritto non poteva mancare. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, anche per chi è vegetariano? Assolutamente sì, infatti c'è una frittella vegetariana, appunto, senza olio e verdure. E questo fritto dolce invece com'è fatto? Questo è il classico fritto di latte, un dolce della vallata pedemontana della provincia di Teramo, che si arriva anche a Teramo, ed è in pratica il latte con farina e zucchero, viene cotto, viene fatto rapprendere, raffreddare, poi si tagliano a seconda delle dimensioni che si vuole, poi si immerge nell'uovo, si friggono ed è questo speciale fritto di latte. Come possiamo vedere c'è l'imbarazzo della scelta, ma fra questi condimenti speciali qual è quello irrinunciabile, quello che va per la maggiore? Quello che va per la maggiore, a parte la porchetta non poteva mancare, ma è il peperoni con le uova. È un classico, finisce tutte le sere, finisce prima delle altre. Abbiamo raggiunto Maria Clamoroso, una delle veterane della sagra della frittella ornanese, quindi dopo il taglio, dopo la fase di lievitazione, siamo arrivati alla fase di stesura della frittella. E allora niente, io sono incominciata dalle prime cose che si fa, prima quando è partita la sagra, erano le scarapicce, la massa del pane che si metteva nel forno a legno, e si metteva nelle ceste e poi si portava al paese. E poi abbiamo cominciato a fare la massa da noi, a imbastare. Eppure per le piazze mettevamo i calderoni, friggevamo e poi si veniva qua. Poi invece abbiamo organizzato così, si fa la frittella e tutto il resto. Ecco, quindi avete tagliato la pasta, c'è stata la lievitazione e adesso state stendendo la pasta. Come funziona questa parte di stesura? Come fate? Con le mani vi intingete con l'olio? Sì, funziona che ci arriva la pasta lì. Noi la prendiamo e si pesa, il peso, quello che si deve fare, 150-180. Poi si fa delle pallette che si fa rivenire, si lievita. E poi noi facciamo la frittella e loro friggono. È tutta manualità, quindi? Sì, sì, sì. Ecco, lei è una veterana, ce lo stava raccontando prima, qual è il suo ricordo più bello della sagra della frittella? Sempre, tutti gli anni, pure se è stato brutto prima, che si lavorava troppo brutto, però è stato sempre bello, adesso è ancora più bello. Quindi è orgogliosa di fare questa sagra? 85 anni, cioè, sono la più vecchia di tutti. Continua con passione? Sì, fino a che ce la faccio, sì, quando no, basta. Ecco, quindi in questi anni lei ha visto anche crescere questa sagra? Sono tutti i miei allievi. No, mo ci sto io più vecchia, se no ci sta ancora due o tre persone anziane come me, però io sono la più vecchia.